Prendete gli acquerelli che andiamo a dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per Te. Oggi video dedicato agli acquerelli. Un video carino, pieno di colore per fare un acquerello facile e conoscere tutte le tecniche, bagnato su bagnato, bagnato su asciutto e soprattutto usare il fluido per mascheramento per delineare i contorni del nostro acquerello. Prima di passare sul piano da lavoro, mi raccomando, in tutte le librerie ti aspetto con il ricettario dell'arte, il mio libro, in cui tra le altre ricette troverai anche quella per crearti da te degli acquerelli bellissimi dal finish morbido e dalla tonalità squillante. Ma adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere l'acquerello facile di oggi come si fa. Oggi acquerello con fluido per mascherare. Ci occorrerà un fluido per mascherare, quindi del lattice in pasta. Io in questo caso ce l'ho colorato, è venduto anche in colorazioni neutre in tutti i negozi di belle arti. Trovate nel box informazioni il video pieno di spiegazioni su questo tipo di materiale e le alternative adesso. Acquerello, io userò i Winsor & Newton Cotman. Pennelli per acquerello della Tintoretto, i sintetici smeraldo numero 12 e numero 14. La bellezza di questi pennelli è pazzesca, tra l'altro nel manico, nelle ghiere. Mi piacciono moltissimo. Matita, gomma pane, carta per acquerello 50%, la Fabriano 5, è una carta 50% cotone per acquerello appunto. Iniziamo subito e poi ci occorrerà dello scotch carta per bordare il nostro foglio. Come prima cosa disegno il soggetto, saranno delle pale di fico d'India. Ok, adesso prendiamo il fluido da mascheramento e ripassiamo su tutto ciò dove sono passata a matita. Io però prima alleggerisco un po' con la gomma pane, perché sì, lascio l'orma, ma assolutamente alleggerisco il disegno. Questo sarà un acquerello bagnato su bagnato, quindi prepariamoci a un tipo di acquerello molto libero. E adesso lasciamo asciugare perfettamente. Io per fare prima uso un phon. Iniziamo a preparare il colore. Preparo prima del verde. Adesso comincio a bagnare la mia pala di fico d'India. Ok, dopo averla bagnata per bene, prendo la pozzangherina e inserisco il colore, facendo attenzione che si depositi maggiormente dove voglio che sia più scura e rimanga più chiara nelle zone che voglio più chiare. Comincio così
a colorare tutte le pale utilizzando una gamma di verdi differente. Quindi userò verdi più chiari, verdi più scuri, verdi che virino più sul blu. Verdi invece che rimangono più in purezza. Con la prima mano mantengo un'intensità molto bassa. Quindi lascio ben evidenti le trasparenze che poi invece andrò a rendere più pittoriche, quindi più dense di colore, con una seconda mano di bagnato su asciutto. E adesso poi, man mano che si asciugano i colori, con dei toni più stabili, dei toni più certi, ritorno su ciò che ho fatto e vivacizzo il tutto. E adesso, sempre bagnato su bagnato, passiamo ai fichi d'India. Qui vado con un colore più denso, proprio perché voglio che i frutti stacchino rispetto all'insieme del fogliame. Adesso cerco di tirare fuori maggiormente i colori nelle zone che si sono già asciugate, andando a creare delle intensità unendo anche altri colori, quindi oltre al verde che ricaricherò metterò un po' di rosso, un po' di blu e fonderò assieme. Per dare movimento, colore e maggiore intensità. Quindi parto da un bagnato su asciutto, ma poi bagnando la foglia vado ad aggiungere. L'unica cosa che faccio di diverso rispetto a prima è che non preparo le pozzangherine, ma bagno la punta del pennello direttamente sul godet. Vedete, casomai spalmo, creo una pozzanghera piccolissima, proprio piccolissima, è bella intensa, e ripasso per dare un'intensità maggiore. Quindi bagno successivamente, stiro il colore. E adesso il momento più soddisfacente, cioè quello di rimuovere tutto il fluido da mascheramento. Piano piano possiamo farlo sia con la gomma, così strisciando sopra gentilmente, o anche semplicemente con le dita.
Ok, penso di aver eliminato tutto. Adesso togliamo la bordura. Ed ecco finito il nostro acquerello facile con il lattice. Potete decidere voi il grado di intensità delle vostre pale di fico d'India. A me piace così, un po' opaco, proprio perché è la caratteristica di questi acquerelli, che lasciano un bel tono ma mai troppo squillante. Hanno questa caratteristica proprio un po', dico io, terrosa, anche se è impropriamente usato questo termine. Diciamo che hanno un sentore più antico, ecco, rispetto ad acquerelli molto più moderni nel finish, più squillanti, ma a me piace veramente tanto. Voi cosa ne pensate? Lo riproporrete? Se sì, fatemelo vedere sulla mia pagina di Facebook postandomi oppure taggandomi su Instagram. Mi trovate in tutti e due i social come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Io ora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo subito dopo. Mi raccomando, un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto. Ciao! Ed eccolo qui il nostro acquerello, ve lo faccio vedere dal vivo perché così, ecco, con la fotocamera del telefonino da cui sto riprendendo in questo momento, i colori appaiono più veritieri. Ecco, è così, con tutte le cangianze, le sfumature che non molto si vedono invece nella videocamera a causa del faretto sparato forte sopra di lui che attutisce un pochettino tutti i toni. Visto, è un lavoro facile, immediato. Io ho preso ispirazione da uno che ho visto su Instagram, mi pare qualche anno fa, mi è piaciuto e ho voluto riproporvelo perché è un modo semplice per prendere le misure con l'acquerello e per far fare al Masking Fluid la parte da leone, perché riesce a arginare le pozzanghere d'acqua e quindi darvi un acquerello di sicura riuscita. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci vedremo sempre qui per un prossimo video creativo. Mi raccomando, prima di andare via clicca sulla campanella e su iscriviti per non perderti i futuri video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao.